chiedete tutti, anche italiani, per verità, per dire la verità. Lei è qua a Milano da 20 anni, ma è di origine ucraina. Dove ha, dove... Da Ucraina centrale, da Cherkassy, da città Cherkassy, ecco. Che non è che è stata bombardata come le altre città, però primo giorno 24 febbraio è stata bombardata base militare vicino Borshanets, tutta la gente spaventata. Ecco, diceva che le notizie che arrivano dai mezzi di comunicazione sono un po' fasulle a volte, ci sono delle fake news che girano, la situazione è un po' diversa. Lei ha le fonti dirette, sente le persone che abitano in questo momento in Ucraina, qual è la situazione reale? Situazione reale è che i russi stanno bombardando diverse città, ma la gente è armata ucraina, esercito ucraino resiste con tutta forza, anche se non può resistere, ma resiste fino all'ultimo. Esempio, ieri sono morti 13 ragazzi giovani all'isola Zmijinej, sì, vicino Odessa, che non volevano, loro russi hanno chiesto di cedere isola, loro sono tutti caduti, ma come si difendono, come si nascondono? Sa le che persone in città, piccola città Preluki, di regione Chernigov, c'è la mia cugina Valeria, di età 32 anni, che organizza, loro sono organizzato un gruppo che preparano questa miscela Molotov, sì, Molotov. Allora abbiamo visto, sì, anche su Facebook, io ho visto, sì, su una fonte ufficiale della Guardia di Frontiera Ucraina, ho visto anche le immagini con le istruzioni e stamattina in televisione hanno fatto vedere degli uomini che preparavano, è una specie di, che insegnavano come fare, ecco. Quindi, sì, quindi sì, vuol dire che si stanno addirittura preparando questa miscela Molotov, poi sì, cioè questo è interessante, è una fonte diretta, quindi lei mi sta, sì, dicendo, sì, che sì, persone che lei conosce, cugina, si stanno attrezzando per, sì, sì, hanno organizzato gruppo e diciamo resistenza di, sì, popolo, non di soldati, resistenza. Lei mi diceva loro prima che non vi aspettavate, che il popolo ucraino non si aspettava questa aggressione. No, pensavamo che Putin non farà questa tragedia, non farà questo macello, veramente macello. Kiev finora ho sentito che resiste, ma sono tanta gente rimasta senza casa, anche uccisi, piangono, certo, piccoli, qual bambini. Qual è il sentimento? Paura, arrabbiatura, orgoglio? Però la gente sta reagendo anche, ho sentito. La gente, giusto, sta reagendo. Molta. E noi qua, difficile descrivere questo sentimento, è proprio che vogliamo essere vicino, abbracciare i nostri cari, certo, che finisce parte tutto questo presto, certo. Paura, certo che abbiamo paura, che distrugge tutto. Cosa possiamo fare noi italiani? Cosa possiamo fare? Il popolo italiano, il governo italiano. Tutti, cosa potremmo fare? Dico, tutti insieme inventare sanzioni, dicevo, più, cioè, duri possibile, proprio a persona, non a tutti, a persona, come Putin, come, sì, Lavrov, come grandi oligarchi. Certo. Cioè, che reagiscono in altro modo, cioè, perché dici, va bene, Putin è così, sì, ma grandi oligarchi, se fermano tutti i conti e congelano tutti i loro, chiaro, conti,
congelano entrata in Europa, in mondo, forse reagiscono loro, forse certo. dicono qualche parola saggia a Putin, anche certo. loro, speriamo. Lei diceva prima che non ce l'avete col popolo russo, con la gente normale? No, perché... Non avete gente, odio nei confronti dei russi? Oggi ho sentito qui parlare donne, ragazze russe, georgiane, che hanno vergogna di quello che fa Putin e piangono per quello che lui già fatto. E questa gente veramente... anche noi vogliamo abbracciare e essere insieme, perché siamo stati insieme sempre.